Quali sono, dottor Lapierre, le percentuali di poter recuperare la propria erezione dopo l'intervento chirurgico di prostatectomia? Qui bisogna fare un discorso importante sulla tecnica, perché un conto appunto sono le variabili che sono appunto l'età e lo stato della propria erezione prima dell'intervento chirurgico, ma c'è un altro aspetto importante che è la tecnica che viene usata. E bisogna sapere che purtroppo, diciamo, i nervi dell'erezione passano adiacenti alla prostata, per cui proprio per fare questo intervento chirurgico in alcuni casi non si possono salvare questi nervi. E allora, se questi nervi vengono tagliati bilateralmente, sia a destra che a sinistra, la probabilità di avere delle erezioni spontanee dopo l'intervento chirurgico è prossima allo zero. Se si riesce a salvare uno dei due nervi, dalla parte opposta alla parte malata, cioè il tumore localizzato solo da una parte sola, se si riesce a salvare uno, la probabilità, diciamo, grossolana è intorno al 40%. Ci sono numerose statistiche, quindi sono numeri un po' così che danno un'idea. E poi invece se l'intervento è possibile salvarli bilateralmente, la probabilità è intorno al 70%. Però a queste percentuali vanno aggiunto un altro aspetto, cioè un aspetto imprevedibile che è quello che può trovarsi di fronte il chirurgo al momento dell'intervento chirurgico. E questi sono tre tipi di problemi. Il primo, nel momento in cui il chirurgo fa l'intervento chirurgico, può trovarsi un tumore più esteso del prevedibile. E quindi è evidente che dovrà allargarsi e quindi questo comporterà necessariamente la sezione dei nervi. La seconda aspetto che è imprevedibile è che nel corso dell'intervento chirurgico ci possono essere dei sanguinamenti e quindi sarà necessario fare delle coagulazioni e questo, diciamo, può determinare un danno termico ai nervi e quindi lesionarli. E poi ci può essere anche un altro aspetto imprevedibile che è la costituzione anatomica, cioè che i nervi passano dove non dovrebbero passare o che questa manovra di salvaguardia che dovrebbe fare il chirurgo non riesca in maniera ottimale e che quindi anche se si cerca di risparmiare questi nervi con questa tecnica che in inglese viene chiamata nerve sparing, cioè di risparmio dei nervi, questa tecnica in realtà non si riesce a effettuarla in maniera efficace. Tutto questo Certo. fa sì che poi alla fine il risultato sull'erezione non è garantito, però bisogna dire che nel momento in cui diciamo, è finito l'intervento chirurgico si può fare molto perché ci sono delle tecniche di riabilitazione della sessualità che consentono degli ottimi risultati.